Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Se si dovesse trovare un titolo al fine di inquadrare lo zelante operato del potere oggi egemonico, si potrebbe forse variare quello fortunatissimo che a suo tempo impiegò Hannah Arendt per un suo libro. E si potrebbe allora parlare tranquillamente non già di banalità del male, come fece la Arendt, bensì di malvagità del bene. I padroni del caos oggi agiscono, è ovvio, in nome di quello che santificano in tutti i modi, in maniera ideologica si intende, come bene. Un bene che poi, a uno sguardo più attento, si rivela puntualmente essere una forma del male, una forma del male mascherata sotto le insegne del bene, di modo che le masse manipolate e logotomizzate, cioè private del logos, accettino serenamente come bene quello che in realtà è il male e, per converso, combattano come male quello che in realtà potrebbe essere il bene. È così, ad esempio, che si spiega una scena di ordinaria postmodernità come quella che ora descriverò. In nome della lotta al male, della xenofobia, distruggono le identità storiche. In nome della battaglia contro il male, del nazionalismo regressivo, annichiliscono le nazioni stesse. In nome della guerra contro il male delle fake news, dell'odio e della violenza verbale, dissolvono la libertà d'espressione. Il modus operandi del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto è semplicissimo da identificare. Esso procede individuando nel male, che è realmente tale, il nemico da combattere e poi fa rientrare sotto la categoria del male anche ciò che in realtà a ben vedere è un bene. Ecco appunto che contro le fake news combatte il bene che è la libertà d'espressione, come dicevo. Ed è così che vorrei sintetizzare alcune determinazioni principali, non sono le sole, della malvagità del bene. Ultimo esempio, forse, è quello del caso di Twitter, il cinguettatore digitale. Twitter, dal 5 marzo del 2020, ha assunto, per sua esplicita ammissione, nuove politiche restrittive. Per rendere Twitter migliore, dice in maniera suadente la reclame di Twitter stesso sulle sue pagine. In sostanza, si spiega sulla pagina Twitter, verranno limitati video, foto, informazioni artificiosi o manipolati. Cosa ciò voglia dire in concreto non è ovviamente dato sapere. Quel che è certo, ovviamente, è che la pratica potrebbe a tutti gli effetti rientrare nella casistica prima rammemorata ed essere quindi l'ennesima figura della malvagità del bene di cui poc'anzi dicevo. Non è difficile allora ipotizzare che in nome della lotta contro l'artificiosità e la manipolazione dei messaggi, l'ordine egemonico etichetterà, limiterà e magari anche censurerà ogni visione non allineata, subito squalificandola con le etichette di fake news o informazioni manipolate. Insomma, siamo al cospetto, sembra un ossimoro, della censura democratica in nome del bene. Da più parti si sarà notato, è certo, che la sempre celebrata Open Society sta sempre più palesemente scivolando verso un'inedita forma di società totalmente amministrata. Una società a controllo incondizionato. Una società che per sconfiggere il male va a colpire anche il bene, etichettando il bene stesso come male. Qual è allora la differenza tra la censura dei totalitarismi rossi e neri del Novecento da una parte e quella contemporanea del totalitarismo glamour della civiltà dei mercati apolidi e senza frontiere? Una sola, forse, che i totalitarismi novecenteschi erano malvagi e tali erano considerati, mentre la società dei consumi nichilista censura e reprime a fin di bene. Radioattività con Diego Fusaro.